Buongiorno a tutti, sono Mauro Ghilardi, mi occupo di risorse umane in Ferrovie dello Stato. Abbiamo voluto proiettare il video perché se avete usato uno dei nostri treni, circa 9 mesi fa, quando abbiamo deciso di aderire con il nostro amministratore delegato alla campagna di IFOSCI, forse l'avete visto. È un video che come dire, un po' rimuove gli stereotipi del macchinista uomo e della macchinista donna. Per la verità, noi abbiamo ancora un problema. Le macchiniste donne sono lo 0,8% del nostro totale macchinisti. Siccome sappiamo che è un problema, ci stiamo impegnando su questo. Ci stiamo impegnando su questo su tre fronti. E vi parlo di cose un pochino più leggere. Facciamo tante cose anche sulla violenza sulle donne, ma oggi voglio parlarvi un po' del rapporto che noi abbiamo e del problema che cerchiamo di risolvere rispetto al tema fondamentale della presenza delle donne nel nostro management, nei nostri ranghi professionali, e di quello che facciamo per, come dire, aiutare un bilanciamento vita-lavoro professionale per gli uomini e per le donne del gruppo. Iniziamo a parlare di scuola. È un bel segno di continuità che Valeria Fedeli diventi ministro dell'istruzione, quindi che come dire, ci possa seguire anche da un altro punto di vista. Il tema forte su cui noi stiamo lavorando come gruppo è che non abbiamo abbastanza studenti, donne, che studiano materie scientifiche. Questo è un problema italiano, è un problema molto più sentito in Italia che nel resto del mondo. Le donne che fanno lauree STEM sono assolutamente insufficienti rispetto al nostro bisogno. Quindi non sono qua a dire che siamo bravi perché cerchiamo di fare in modo che più donne frequentino lauree e studi scientifici, ma sono qua a dirvi che noi abbiamo un problema come azienda che non riesce a trovare abbastanza ingegneri, abbastanza statistici, abbastanza donne diplomate in materie scientifiche, per fare i lavori che ci servono, per fare i lavori che ci serviranno non fra 50 anni, ma fra 5 e 10 anni. La nostra popolazione tecnica è assolutamente risibile, abbiamo il 3% di donne in attività di manutenzione e, come dicevo prima, lo 0,8% in attività di tipo tecnico, quali macchinisti. Quindi quello che noi stiamo cercando di fare è di promuovere il fatto che le ragazze, sin da giovani, facciano delle scelte auspicabilmente coerenti con il loro futuro e con quello che vogliono fare, e nel 2017 andremo a visitare insieme ai nostri migliori ingegneri donne, tecnici donne, almeno 100 scuole per fare in modo che parlino alle ragazze e le convincano a diventare ingegneri, a diventare statistici, a diventare tecnici che ci possano aiutare nel futuro e che noi possiamo assumere. C'è ovviamente uno stereotipo. Come la collega Lienel diceva prima, l'ingegnere è tipicamente un uomo. Non è vero, i nostri migliori ingegneri, grazie al cielo, sono anche donne, i nostri migliori tecnici, grazie al cielo, sono anche donne. Nelle nostre officine stiamo lavorando concretamente per evitare quello che un po' si diceva prima, quello che alcune professionalità siano percepite come maschili perché serve fare fatica. Ma non è vero, serviva fare fatica 50 anni fa. La forza fisica si può rimuovere attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologicamente più avanzati. E tra parentesi, visto che sono il primo maschietto a parlare, alzare 50 kg anche per un uomo non è un piacere, non è una passeggiata di salute. Quindi, se una cosa può aiutare una lavoratrice a fare meno fatica, può sicuramente aiutare un lavoratore maschio e magari in età più avanzata. Quindi, questo è un tema su cui stiamo lavorando in tema di alleanza scuola-lavoro, alternanza scuola-lavoro, per fare in modo che più donne, più ragazze entrino negli istituti tecnici. Il secondo tema è un tema molto discusso, è il tema delle quote. Io sono un uomo di risorse umane, ho fatto questo tutta la vita, ho sempre avuto un approccio alle quote che è abbastanza, come dire, di scetticismo informato. Credo che però quando il nostro consiglio di amministrazione abbia preso un impegno formale ad avere almeno il 30% delle donne nel management entro il 2020 e almeno il 20% delle donne in funzioni di tipo tecnico entro la stessa data, abbia fatto un passo importante, abbia fatto un passo che, come dire, forza tutti noi a pensare giorno per giorno a quelle che sono le nostre scelte e quelle che sono le nostre decisioni quando assumiamo una persona, quando assumiamo una persona dall'esterno, la promuoviamo dall'interno, quindi fare in modo che questo impegno che abbiamo preso a livello di gruppo concreto venga mantenuto. Io spero che diventino di più, ma sicuramente è un passo importante da un punto di vista formale. Il terzo tema su cui noi abbiamo lavorato, devo dire, da tempo, abbiamo una tradizione di diversità e di prenderci cura delle nostre persone che va molto indietro negli anni, e
è un tema che è stato accennato già stamattina, quindi abbiamo dei permessi per maternità che da alcuni anni abbiamo esteso anche a permessi per paternità. Quindi abbiamo dato la facoltà alle donne e ai padri, agli uomini che hanno un figlio nelle ferrovie dello Stato di estendere con 2 mesi di congedo addizionale che viene pagato all'80% la possibilità di stare a casa e occuparsi dei propri figli. In aggiunta a questo, naturalmente, diamo i benefici di legge, ma in aggiunta ai benefici di legge diamo anche la possibilità che nei primi 3 anni di vita i 30 giorni di malattia del bambino siano pagati al 100%, e di questo possono usufruire sia i padri che le madri. Non ho i dati e non so quante madri e quanti padri stanno a casa. So che però nell'ultimo anno 3.000 papà in ferrovie hanno preso un equivalente di 16 giorni l'uno per questo tipo di congedo, quindi non di malattia ma di congedo di paternità, che credo sia un dato importante. L'ultimo tema è un po' il tema della fiducia, dello smart working. Anche noi stiamo partendo su questo. Credo che, nonostante siamo un grande operatore di mobilità e ci auspichiamo di far migliorare la qualità della vita e la qualità del trasporto per tutti i nostri colleghi, lavoratori, per tutto il paese, il fatto di poter lavorare in remoto da casa è una facoltà che stiamo estendendo ai nostri dipendenti, maschi e femmine, in modo che abbiano la possibilità di prendersi cura della loro famiglia in modo diverso. Quindi queste sono le 3 cose che stiamo cercando di fare. Grazie a tutti.